Linea dura del governo contro chi si accanisce contro la scuola. Oltre l'inasprimento delle pene per chi aggredisce il personale scolastico, il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara si dice convinto durante il question time che si deve introdurre un'ulteriore specifica sanzione risarcitoria per il danno reputazionale che le scuole ricevono dall'aggressione dei propri dirigenti scolastici, dei propri docenti o del personale in genere. Perché è evidente, spiega, che chi aggredisce un dipendente della scuola aggredisce lo Stato, minando nel profondo la credibilità e l'autorevolezza dell'istituzione. Hamas propone un piano di cessate il fuoco in Medio Oriente in tre fasi, prevederebbe lo scambio di ostaggi con prigionieri palestinesi, la restituzione di corpi o resti delle persone uccise, la ricostruzione di Gaza, il ritiro completo delle forze israeliane dall'enclave. In particolare si chiede la liberazione di 1.500 detenuti, oltre a tutti i minori e gli anziani. La replica di Israele non si è fatta attendere, richieste inaccettabili, e se i negoziati falliscono siamo pronti a attaccare le postazioni di Hamas a Rafah. Gli operai di Mirafiori incrociano le braccia, i lavoratori del secondo turno delle carrozzerie della fabbrica torinese hanno iniziato uno sciopero spontaneo dopo le assemblee della Fiomi in fabbrica. Un corteo di operai della linea della 500 elettrica è uscito dalla porta 2 dello stabilimento. I lavoratori sono preoccupati, vogliono mandare un segnale preciso alle istituzioni. Mirafiori non può chiudere, dicono il segretario generale della Fiomi torinese Edi Lazzi e il numero 1 della CGIL Piemonte Giorgio Airaudo. Una donna di 78 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Poegnago sul Garda, nel Bresciano. Il corpo presenta segni di violenza, i carabinieri indagano per omicidio. L'ipotesi è quella di una rapina finita con un delitto. L'anziana, Santina Delai, è stata trovata con uno straccio al collo, lo stesso usato per le pulizie di casa. A ritrovare il cadavere è stato il figlio della donna, allertato dai vicini di casa, che all'alba avrebbero sentito dei rumori provenire dall'abitazione della 78enne. Santina Delai viveva da sola ed era vedova da alcuni anni. A Favara, provincia di Agrigento, una ragazza di 17 anni avrebbe accoltellato il fratello perché faceva troppo rumore mentre giocava alla PlayStation. La giovane è stata denunciata alla procura per i minori per lesioni aggravate dopo aver ferito alla schiena il fratello 16enne. L'episodio risale a venerdì scorso. Ragazzo colpito tra cuore e polmone è in gravi condizioni. È ricoverato a San Giovanni di Dio ad Agrigento. È morta a Roma dopo una lunga malattia Maria Fida Moro, primogenita del leader di CI Aldo Moro. A dare la notizia al figlio Luca, i funerali si svolgeranno in forma strettamente privata. La figlia dell'ex presidente del Consiglio, ucciso dalle Brigate Rosse il 9 maggio 1978, aveva 77 anni, si è spenta oggi in una clinica romana. È stata senatrice della decima legislatura dal 1987 al 1992, eletta con la DC, passata poi al gruppo di Rifondazione Comunista come indipendente, per approdare infine al misto. La protesta degli agricoltori va avanti in vista del corteo di Roma di venerdì. Oggi la premier Giorgia Meloni, dall'Aquila, per la firma dell'accordo per lo sviluppo e la coesione tra governo e regione, ha sottolineato come il governo ha liberato 3 miliardi di euro per le aziende agricole, perché da molto prima che ci fossero le manifestazioni e si scendesse in piazza, questo governo ha ribadito ha difeso il comparto agricolo da alcune scelte troppo ideologiche. E anche le ultime scelte dell'Europa vanno nella direzione auspicata, ha sottolineato invece il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani. Gli agricoltori, mi pare che la decisione della Commissione europea vada nella direzione da noi sempre auspicata. Abbiamo sempre criticato una scelta che in teoria poteva anche essere giusta, ma non si metteva in difficoltà un mondo che non poteva fare a meno di un certo tipo di sostanze per favorire le coltivazioni. Bisognava creare un'alternativa, siccome quell'alternativa non è stata creata e non si poteva far chiudere un'azienda dopo l'altra. Quindi noi, al di là delle manifestazioni violente che ci sono state, che ovviamente non possiamo condividere, riteniamo che gli agricoltori in Italia e in Europa meritino una risposta saggia, meritano di essere partecipi di una politica di lotta al cambiamento climatico che non distrugga la produzione agricola e non distrugga la produzione industriale.
Amici di Trebi Meteo, un saluto e ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni per la giornata di giovedì. L'anticiclone che ci ha interessato comincia a mostrare dei segnali di cedimento un po' più importanti ad opera di questa vasta area di bassa pressione che avanza sull'Europa e porta a un flusso di correnti più umide e perturbate anche sulle nostre regioni. Dal punto di vista della nuvolosità, giovedì avremo comunque ancora delle schiarite soprattutto al sud e sui versanti adriatici, mentre addensamenti nuvolosi interesseranno la Val Padana e le regioni tirreniche, dove potrà esserci già qualche goccia di pioggia. Vediamo dunque la previsione per la giornata di giovedì, dove avremo cieli ancora prevalentemente soleggiati al sud sulle isole maggiori, con temperature piuttosto miti, valori massimi compresi tra 17 e 20 gradi. Mentre al nord maggiori addensamenti interesseranno la Val Padana, la Liguria e poi la Toscana sui settori centrali, con le prime piogge che entro sera interesseranno le regioni di nord-ovest. Per i dettagli sulla vostra località vi invito a rimanere aggiornati o consultare l'app gratuita di Trebi Meteo.